Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Palace Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Cesare Donati si apprestano a raccontarvi Raimond Sassari Conversano e la 18ª giornata della Serie A Gold, con le squadre intente a salutarsi ai confini del terreno di gioco. Noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità da Conversano con Alessandro Tarafino, che è arrivato in Sardegna con i seguenti effettivi: con il numero 1 c'è Di Caro, col 4 Aracacchi, col 6 Sciorci, col 9 Paoloni, col 10 De Giorgio, con l'11 Branch, col 12 Di Gian Domenico, col 17 Nelson, col 18 Suid, col 19 Possamai, col 22 Alfarano, col 25 Marrocchi, col 27 Iachemet, col 29 Frobel e col 33 Lupo. Per quello che riguarda invece la squadra di casa, la Raimond Sassari di Francisco Vier e Chiso Aina Sanza, con il numero 1 c'è Spanu, col 4 Aldini, col 5 Nardin, col 7 Mura, con l'8 Kerin, col 9 De Oliveira, con l'11 Bronzo, col 13 De Logu, col 15 Alilkovic, col 17 Bomboi, col 18 Pintori, col 21 Del Rio, col 22 San Paolo, col 23 Gurbavaz, col 24 Amuda e con il 33 Burzic. Conversano che arriva in Sardegna reduce dalla vittoria interna contro Brixen, 23-22 il risultato finale, con il quale i ragazzi di Tarafino hanno imposto il primo stop in campionato alla capolista Raimond, che invece è reduce dalla vittoria sul campo del Romagna, 26-22 il risultato al termine dei 60 minuti, che hanno consentito alla Raimond di salire a quota 21, rimanendo sì a distanza ma comunque ancora agganciata al treno playoff lontano, 4 punti, partita quasi fondamentale, quasi da non ritorno per la Raimond, detto del distacco di 4 punti. Non vincere oggi vorrebbe dire rimanere appunto a 4 punti, perdere la farebbe scivolare a meno 6 da una delle squadre che verosimilmente andranno a giocarsi la Final Four scudetto, squadre che si ritroveranno già settimana prossima per il quarto di finale della Coppa Italia. Ma questa è un'altra storia, arriva il primo fischio di Carrino e Pellegrino che decreta l'inizio della partita. Raimond che nel corso del primo tempo attaccherà da destra a sinistra, rispetto al vostro punto di osservazione, maglia rosso-blu, pantaloncini blu, maglia bianca con inserti neri per Conversano e pantaloncini neri per la formazione pugliese, che ora si difende dal primo attacco della squadra sarda, che parte come di consueto dalle mani di Burzic, sale e riceve Alilkovic, ancora Burzic, il taglio di Nardin in posizione di doppio pivot, Burzic va da Kerin che poi gli rende il pallone a Mudassi, alza da lontano, arriva la prima parata di Pasqualino Di Gian Domenico e allora prima azione offensiva anche per Conversano, servizio per Nelson che è il miglior marcatore della squadra campione d'Italia in carica, suo il primo gol della partita, si sblocca dunque il risultato quando è andato via un minuto sul cronometro del primo tempo. Kerin non trova con la dovuta precisione Bronzo, che quindi non ha l'abbrivio per il tiro, e la circolazione perimetrale per Sassari con Burzic, scambia un paio di volte con Kerin, Amuda, Alilkovic, nuovamente il taglio di Nardin, Burzic da Kerin, dai 9, Amuda mette palla per terra, il numero 24, ultimo arrivato in casa Raimond, si alza il braccio degli arbitri, lavora bene la difesa di Conversano, arriva la palla persa per Sassari, secondo attacco non proficuo per la squadra di Echiso Aina Sanza, dall'altra parte è scappato e ha realizzato Aracacchi, primo doppio vantaggio della partita per Conversano. Burzic, Amuda, Nardin, Kerin, squadre che si sono affrontate già due volte in questa stagione. All'andata il primo di ottobre Conversano vinse con il punteggio di 34-31, vittoria di misura, solo un gol di scarto nella finale di Supercoppa Italiana. Si va in ala da Bronzo, angolo ristretto di tiro, altro tiro di Sassari, altra parata di Gian Domenico e Conversano che può risalire in campo con il palleggio di Pablo Marrocchi, Nelson centrale, ha parato San Paolo ma è arrivato l'intervento
arbitrale a sanzionare l'irregolarità di Amudà, che va a beccarsi il primo 2 minuti della partita, 120 secondi lontano dal terreno di gioco per il nazionale tunisino. 39 gol per lui in campionato, 7 metri per Conversano, che può in caso di trasformazione provare la prima mini fuga della partita. Sul punto di battuta c'è Pablo Marrocchi, il nativo di Montevideo, andrà a sfidare San Paolo nel duello individuale. Fischiano gli arbitri, tira Marrocchi, segna Marrocchi, 3-0 Conversano. Entra Gurbavac per Sassari. Brzic. Gurbavac a prendere confidenza con il pallone. Brzic ancora dal numero 23, sale e riceve Nardino. Ora Lilkovic per Gurbavac, centralmente Cecherin. Brzic ancora per il numero 8, che forza il tiro centrale. Para ancora di Gian Domenico, che mantiene immacolata la sua porta quando sono andati via 3 minuti e 20 secondi nel primo tempo al Palasantoru. 3 gol di vantaggio per Conversano, che ora organizza il suo attacco con Frobel, che scarica per Marrocchi e si piazza sui 6 metri. Torna indietro il numero 29, la finta, Lilkovic va alla caccia dello sfondamento, si va in ala per un altro gol di Conversano, con Arakaki che diventa il primo marcatore multiplo della partita. Giocatore classe 1999, arrivato quest'anno dal balonmano Romo e Romocco. 4 gol in 4 minuti per Conversano, ancora nessuno per Sassari. Tutto ciò basta a Zupo e Chisoin per fermare la partita. 4-0 Conversano, time out in campo, piccola pausa anche per noi. Due gol di Arakaki, uno di Nelson e un altro di Marrocchi. Questi i giocatori che sono andati a referto in termini di gol segnati in questi primi 3 minuti e 57 secondi di Sassari Conversano, 18ª giornata della Serie A Gold. Partenza sprint per la squadra di Tarafino. Gurbavac, Nardin, Brzic, Alilkovic. Riceve centralmente Kerin, scambia un paio di volte con il suo numero 23, poi Brzic, ancora Gurbavac da Kerin, Brzic schiaccia a terra per Alilkovic, che viene disturbato al momento della ricezione. Semplice 9 metri per la Raimond, già amministrato dallo stesso ex giocatore di Bolzano. Gurbavac da Brzic, ancora spazi chiusi nell'attacco della Raimond, non la migliore uscita dal timeout possibile, con Frobel che rende immediatamente la cortesia, se così si può chiamare, a Sassari, buttando via il pallone e non trovando, e non di poco, Arakaki. Brzic, Kerin, riceve Bronzo che torna dall'ex giocatore del Porto Sagunto. Brzic, Sassari che ha fin qui faticato a costruire un tiro credibile. Altro fischio contro l'attacco della Raimond. Nelson, Arakaki, Marrocchi, Frobel, aggressivo Bronzo. Frobel non trova il suo centrale e allora raccoglie palla di Gian Domenico, che torna da Marrocchi. Nelson, Frobel, palla che gira tra centrale e terzini, sale e collabora alla circolazione. Suid, Frobel,
trova il secondo palo, si allunga il parziale 5-0 per Conversano, che è venuta qui con le idee ben chiare. Kerin, Brzić, Gurbavac, Brzić, palleggio di Gurbavac che prova a liberarsi di Swede che gli mette le mani addosso, Brzić da Lilković, para ancora di Giandomenico, prosegue la carestia offensiva della Raimond. Marrocchi, Frobel, Nelson, Marrocchi, è entrato Lupo per Conversano, Frobel, da Nelson, arriva il fischio arbitrale a fermare la partita Carrino. Possesso ancora per Conversano, quinta di ritorno che si è aperta con la vittoria di Cassano Magnago 27-21 contro Siracusa, formazione lombarda che ha agganciato Sassari a quota 21 scavalcando Bolzano che è sia a quota 20 ma ha due partite da recuperare. 7-0-5, Sassari ancora secco di gol dai 9 metri, Lupo chiaramente dopo il fischio di Pellegrino che arriva ora. Frobel, Marrocchi, Nelson, Lupo, Nelson da Frobel, lavora per lui Lupo, i palleggi di Frobel, poi Nelson da Marrocchi, palla allargata sull'ala sinistra, Conversano con pazienza a costruire il sesto gol della partita, il primo per Gabriele Jachemet. Gurbavac da Brzić, si sblocca Sassari con la simile iniziativa personale di Bruno Brzić. Marrocchi, Nelson, Frobel, attira l'attenzione della difesa, Nelson prova a metterci un po' più di intensità in difesa la Raimond. Marrocchi scambia pallone posizione con Frobel, Nelson libera il lato, Jachemet si posiziona sui 6 metri, si alza il braccio degli arbitri, Nelson si alza, il giocatore svedese che non trova la porta, entrato per Sassari tra i pali Spanu, Brzić da Gurbavac, palla che va a sbattere sul palo, la tiene viva Bronzo. Kerin, Brzić, arbitri che fermano la partita, c'è da riposizionare la porta, intanto inizia il duello tra El Kiswahin e il commissario. Si può tornare a giocare. Brzić, Gurbavac, Kerin, Alilković. Conversano difende, scusate, con i piedi sulla linea dei 9 metri. Gurbavac da Kerin che va a pescare in ala Bronzo. Secondo gol consecutivo per Sassari che prova a entrare nella partita. Frobel, Marrocchi. Organizza l'attacco pugliese, Nelson, Lupo ora sui 6 metri va a posizionarsi tra primo e secondo, tra Brzić e Bronzo, eccolo ricevere, Nelson, Frobel, Marrocchi, ancora Frobel, Nelson si alza ai 9 metri, scarica per Marrocchi, Bronzo gli mette le mani addosso, Frobel, ancora Nelson, bella palla in ala per un altro gol, il secondo di Jachemet. Conversano interrompe il mini parziale di 2-0 per la Raimond.
ripristina 5 gol di vantaggio. Gurbavas per Kerin, Brzic schiaccia a terra per Alilkovic, ha capito tutto Frobel che poi si addormenta e rischia di perdere palla sul tentativo di recupero di Nardin. Conversano risale il campo a piccoli passi, esce Marrocchi, entra De Giorgio. Frobel, primo pallone per il giocatore nativo di Noci, quinta stagione a Conversano per lui. Arakaki, Frobel dai 9, movimento di lupo sui 6 metri che riceve con eccessiva libertà e va a trafiggere Marco Spanu, diventando il sesto giocatore di Conversano a segno in questi primi 10 minuti e 40 di primo tempo. Conversano ritrova il massimo vantaggio, 8-2. Gurbavac, Brzic, Kerin, Alilkovic. Kerin, il palleggio del giocatore nato in Argentina, poi Brzic finta di andare a Nardini, non c'è spazio per trovarlo, allora si va dall'altra ala che è Umberto Bronzo. ...8-3... De Giorgio, Nelson, Frobel, De Giorgio, Nelson, Arakaki riceve i 9, si alza Frobel, manca di precisione il tiro del terzino polacco. Brzic a pescare Alilkovic sui 6 metri, non c'è fallo, allora si gioca, è scappato dall'altra parte Jakemet. Segna ancora Conversano, tra le proteste di giocatori della Raimond e pubblico di casa. Brzic, Gurbavac, Kerin, Brzic, Kerin, da Gurbavac col piedone destro di Gian Domenico. Gol di Jakemet. È arrivato tra le proteste. Punteggio di 9-3. Swede, De Giorgio, Nelson, Frobel. Palleggio del 29. Nelson. Sotto passivo attacco di Conversano. I palleggi di De Giorgio. Frobel. Poi l'invasione di Swede, disturbato da Alilkovic. Brzic prova a correre Sassari. Kerin tira, para ancora di Gian Domenico. Arriva con un secondo di ritardo l'intervento degli arbitri. Palla ancora rosso-blu. Tre gol in quasi 14 minuti per Sassari, un po' pochino se si vuole sperare di evitare quella che sarebbe la terza sconfitta su questo terreno di gioco. Gurbavac, lavora per lui Alilkovic. Kerin sul muro di Nelson, raccoglie Nardin. Brzic, un'occhiata da Alilkovic. Arriva un altro timeout chiamato dalla panchina della Raimond, 14 minuti 8 secondi giocati al Palo Santoro, Sassari 3, Conversano 9, timeout in campo, piccola pausa anche per noi.
Nuovamente live dal Pala Santoro, nuovamente in campo Raimond Sassari e Conversano. Noi in presa diretta per raccontarvi l'uscita dal timeout degli uomini di Echisoin, che ha fermato la gara per la seconda volta quando il primo tempo non è neanche arrivato al giro di boa. Brzic, Gurbavas, Nardin, Kerin, Brzic, va da Kerin che mette palla per terra, sceglie Gurbavas, Kerin si muove a Lilkovic, 7 metri. Torna Amuda in campo per provare a portare Sassari sul meno 5 alla caccia del primo gol in campionato. Atem Amuda, che fin qui ne ha segnati 39 in campionato, debutta tra i pali per Conversano Pasquale Di Caro nel tentativo di neutralizzare il tentativo del giocatore tunisino. Le finte di Amuda, incastra la palla sotto l'incrocio dei pali. Sassari ha bisogno di uno strappo, un parziale per riavvicinarsi, riportarsi a strettissimo contatto con i campioni d'Italia in carica. De Giorgio, Frobel, De Giorgio, Nelson, Swede, Frobel, Nelson, De Giorgio. Il lavoro di Sivid è regolare, tira Nelson, Paraspanu, Brzic prova a correre Sassa, il tiro di Kerin è largo, ma prima l'irregolarità della difesa conversanese. C'è anche Branch per Conversano, primi attimi sul terreno di gioco anche per l'ex Epan, prodotto del settore giovanile di Merano. Gurbavac, Brzic, Kerin, palleggio di Brzic, Gurbavac si muove a Lilkovic, Brzic da Kerin, ancora Brzic, Sassari ancora non ha costruito niente. Kerin aggressivo, Nelson, Brzic da Gurbavac, si alza il numero 23, la parata di Di Gian Domenico, poi il tocco di Swede, arriva in area, possesso Raimond, Gurbavac, Kerin dopo la finta. Di Gian Domenico sfiora ma non basta. Nelson, De Giorgio, Frobel, pronto Aldini per Sassari. Nelson, De Giorgio, Swede, Nelson, Frobel, De Giorgio. Lavora Swede, prova a circumnavigarlo Bronzo, il fischio è contro la difesa, si lamenta Kerin, che continua a dialogare con Pellegrino. Noi approfittiamo della piccola pausa sul terreno di gioco per ricordarvi quelle che sono le altre partite di giornata, che vedono impegnate Bolzano contro Carpi, Fondi Rubiera, Fasano Pressano, Brixen Campus Italia e Merano Romagna. La prossima interruzione utile vi offriremo anche quella che è una fotografia del campionato con la lettura della classifica. Adesso si gioca Swede, Nelson, Frobel, Sassarina 4 da recuperare.
Nelson Frobel, si muove De Giorgio, si torna da Alex Siena, Frobel ancora una volta alto, Burzic avanza in palleggio, il nativo di Zadar, poi Gurbavac, Burzic per Kerin, sta con lui Branch, Burzic, arrivano le mani addosso di Suid, trattenuto, quasi denudato a Lilkovic, due minuti per Suid, Ghiotta occasione in superiorità numerica per la Raimond per avvicinarsi ulteriormente, torna Lupo, esce Frobel, dai 9 a Lilkovic, Gurbavac, Burzic, Gurbavac, cambio di direzione a disorientare Lupo, arriva l'aiuto di Nelson, falloso, Alilkovic che chiede, va la difesa in area, Burzic, Gurbavac, Kerin, spazio per Leo Kerin, meno 3, Raimond prova ad accendersi anche il Palasantoru, Arakaki, Nelson, De Giorgio a gestire i ritmi dell'attacco di Conversano che per quanto consentito dal regolamento andrà a giocare un po' col cronometro per avvicinare il momento in cui rientrerà l'uomo in meno. De Giorgio ora spostato sui 6 metri a destra, Yakemet, il palleggio di De Giorgio, il servizio per Marrocchi che la lascia lì per Arakaki, poi Nelson si alza il braccio degli arbitri, Marrocchi con un angolo complicato, Arakaki, difesa di Nardin, spazio per Sassari, Alilkovic sui 6 metri, segna Damir Alilkovic, ne fa esplodere il Palasantoru, Sassari è lì, 9-7. E mini break che consiglia la chiamata del time out ad Alessandro Tarafino, si ferma la partita, 9-7 Conversano, ci fermiamo anche noi. minuti, altrettanti secondi giocati nel primo tempo, due gol separano Sassari e Conversano, con i pugliesi che hanno avuto anche 6 reti di vantaggio in questi primi due terzi scarsi di primo tempo che sono andati in scena al Palasantoru, teatro della gara che lo ricordiamo per l'ennesima volta è valevole per la 18ª di campionato. De Giorgio, Marrocchi, Sassari ha sfruttato al meglio il due minuti combinato a Suid, Marrocchi, De Giorgio, Marrocchi per Nelson, si alza lo svedese, esce forte Aldini, lo fa in maniera lecita, si alza il braccio degli arbitri, Marrocchi, Spanu allarga la gamba sinistra, poi ha raccolto Arakaki, palla persa per Conversano, Raimond che prova a cavalcare il momento positivo, Burzic, Gurbavac, è entrato in partita anche il pubblico sardo, Burzic, Kerin, in campo Aldini per far rifiatare Alilkovic, Burzic, eccolo l'ex giocatore di Casalgrande Trieste, Kerin per Gurbavac, da Burzic, spazio per Burzic, si allunga
il parziale della Raimond, solo un gol ora a dividere le contendenti. Secondo di giornata, 41esimo in campionato per Brzić, fuori Lupo, dentro Swede. Marrocchi, Nelson, scambiano 25-17, è tornato Swede che riceve, scarica per Nelson, poi De Giorgio, Nelson, Marrocchi, prova ad aprire gli spazi Swede, Nelson, forte Gürbavaz, due minuti per il giocatore ex Angers. La superiorità numerica ora è per gli ospiti. Che si sono visti rimontare il più 6 che avevano costruito nelle fasi embrionali della gara. Fischiano gli arbitri, si gioca, De Giorgio, Nelson, Marrocchi, palleggio della centrale di Conversano, pugliesi che sfruttano immediatamente la superiorità numerica, extra player per la Raimond, che attacca con la porta vuota. Kerin, Amuda, Brzić, Nardin, Amuda, finta al tiro dai 10, poi Brzić fermato da Nelson, aveva parato di Gian Domenico. 7 metri per la Raimond, che può riportarsi sul meno 1. Amuda si ripresenta dai 7 metri, stavolta c'è Di Gian Domenico ad aspettarlo. Per Conversano è entrato Paoloni, va Amuda dopo la finta. ...19... Nelson, Paoloni, primo pallone toccato dall'argentino che ha mosso i primi passi da Kilmesh, nazionale albiceleste a livello di settore giovanile. De Giorgio, Marrocchi, De Giorgio, Nelson, ulula il Pala Santoro, De Giorgio, Marrocchi, scelto in ala Yakemet, che continua a tirare con ottime percentuali. Già 4 le sue reti, sorpassato Marrocchi come secondo miglior realizzatore in campionato per Conversano, il primo ancora Nelson, che con l'unico gol fin qui realizzato è salito a quota 74. Kerin, 6 e mezzo all'intervallo, Amuda, parte da lontanissimo Bronzo, Kerin si allarga, Aldini blocca Bronzo, Amuda trattenuto da Nelson, aveva segnato Amuda ma l'ha fatto a gioco fermo, aveva sfruttato tutta la fisicità di cui dispone a tema Amuda prima l'intervento degli arbitri. Brzić, Amuda, la finta su Nelson e il tiro parato da Di Gian Domenico. 7 metri Sassari. Arbitri che si prendono sempre quel mezzo secondo per prendere la loro decisione. Questo talvolta crea qualche protesta. Torna Di Caro. Anzi, c'è Alfarano, scusate, giovanissimo portiere del 2005, Emiliano Alfarano. La finta di Amuda,
100% dai 7 metri per Atema Mudà, che diventa il miglior marcatore di Sassari a quota 3. 11 per chi attacca, 10 per chi difende. Allarga le rotazioni Tarafino e mette in campo Possamai, che ora riceve da De Giorgio. Paoloni si muove su Id, Marrocchi mette palla per terra, ha cercato su Id, intervento di Amudà. 2 minuti per Atema Mudà. Come promesso andiamo a darvi lettura della classifica. Brixen a 31, Merano 26, Conversano 25 assieme a Fasano, Pressano 23, Sassari e Cassano a 21, Bolzano 20, Siracusa 13, Fondi 10, Carpi e Campus Italia 5, Rubiera 4, Romagna 2, Conversano e Campus Italia con una partita in meno, Bolzano ne ha 2 da recuperare. Dai 9 su Id, gioco che riparte dal giocatore franco tunisino passato fra le varie squadre, ha vestito anche la maglia del Ponto Combo. Scivola bene Nardini in difesa, poi si allacciano lo stesso Nardini e Possamai, si scalda l'ambiente, esce anche Spanu dai pali. Iniziano ad avere il loro bel da fare Carino e Pellegrino. Arriva un cartellino giallo alla panchina della Raimond. 4:35 all'intervallo, partita importante fra due squadre che si sono contese l'ultima Coppa Italia e l'ultima Supercoppa italiana. Raimond che, dando un'occhiata alla classifica attuale, ha ben poco margine di errore da qui a fine campionato. Conversano che, vincendo quest'oggi, darebbe una spallata importante a una diretta concorrente, tagliandola fuori o quasi alla corsa playoff. Si alza Marrocchi, la deviazione del muro, angolo Conversano. Suida, Marrocchi, De Giorgio, Possamai, poi la realizzazione di Paoloni, gol importante quello segnato da Paoloni, che infatti esulta. Aldini, Gurbavaz, Burzic, Gurbavaz, Kerin, Bronzo, Burzic, Gurbavaz, si accentra, riceve Nardin che poi torna nella sua canonica posizione da ala sinistra. Burzic da Gurbavaz, Kerin ai 10, va da Burzic con una palla rischiosa, Kerin dai 9 da Burzic, arriva l'aiuto difensivo di Paoloni con i tempi giusti. Burzic non ha tempo e spazio per scaricare dalle parti di Nardin, dai 9 ha già battuto Aldini, ancora aggressivo Paoloni. Burzic, Gurbavaz, Kerin non trova la porta. Possamai, De Giorgio, Marrocchi,
possa mai. Scambiano centrale terzini di Conversano, 2 minuti e mezzo all'intervallo, lo scavalcamento di Marrocchi, Bronzolo argina in qualche maniera. De Giorgio, possa mai. Marrocchi, De Giorgio prova a sfidare Kerin che sta bene con lui, poi possa mai. Arriva la palla persa per Conversano. Kerin, Burzic, Kerin dietro la schiena da Bronzo che lobba di Gian Domenico, palla che termina la sua corsa sul palo. Centimetri che beffano Sassari, che sarebbe potuta rientrare fino al meno uno. Marrocchi, palla persa, Bronzo prova a scappare dall'altra parte, De Giorgio deve resistere, Bronzo sbaglia una volta, due no, 11-12. Sono andati a contatto Bronzo di Gian Domenico sull'inerzia del tiro dell'ala nativa di Scandiano che rientra con un pugnetto quasi tennistico. Gol importante quello di Umberto Bronzo, Conversano che ha buttato via il pallone che, con il quale avrebbe potuto costruire il più 3 ed ora si ritrova a dover difendere una sola lunghezza di vantaggio quando siamo a 1 minuto e 20 secondi dal suono della sirena che manderà le squadre temporaneamente negli spogliatoi. De Giorgio da possa mai. Marrocchi palleggia contro Kerin, si apre spazio nelle maglie difensive della Raimond, sfrutta il tutto De Giorgio, Gurbavac, Burzic, c'è spazio per il tiro di Burzic, palla che va a centrare su Id, arbitri che fermano la partita. Dai 9 Nardin, quasi tutto pronto per la ripresa del gioco, attacco importante per la Raimond. Burzic, Amuda, Kerin, Burzic, Kerin, Alilković, Amuda, forza al tiro, sbaglia non di poco, non granché quello che è, verosimilmente è stato l'ultimo attacco del primo tempo della Raimond che era... deve difendersi per rientrare negli spogliatoi con soli 2 gol di ritardo. Cronometro di nuovo fermo per asciugare il terreno di gioco del Pala Santoro. Secondi per l'ultimo tiro del primo tempo per la squadra di Alessandro Tarafino. De Giorgio, Marrocchi, Paoloni, Marrocchi, forza al tiro Marrocchi e a 5 secondi dall'intervallo trova il più 3 e questa di fatto l'ultima giocata del primo tempo che va in archivio
con Conversano avanti con il punteggio di 14-11. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare un po'. Ci risentiamo fra una decina di minuti circa per la diretta del secondo tempo dal Pala Santoro di Sassari.
Lasciati sorprendere dalla vita. Affrontala senza risparmiarti nulla. Anche quando ti mette alla prova. E se qualcosa dovesse andare storto, Allianz non ti lascerà mai solo. Perché Allianz mantiene sempre le promesse. Grazie a prodotti che non riservano brutte sorprese. E agenti che restano accanto a te, soprattutto nel momento della verità. Allianz, insieme dalla A alla Z. Amici di Eleven Sports, nuovamente collegati con il Palace Santoro di Sassari, sta per iniziare il secondo tempo di Raimond Conversano, 18esima giornata del massimo campionato di pallamano maschile, primi 30 minuti andati in archivio con la squadra di Tarafino avanti con il punteggio di 14-11 in un primo tempo nel quale i campioni d'Italia hanno costruito il vantaggio, arrivato anche a un massimo di 6 reti nella parte iniziale della gara, segmento della contesa nel quale la Raimond ha decisamente faticato in attacco, rimanendo a quota 0 per svariati minuti. Primo attacco della ripresa per Conversano con Frobel che getta via il pallone, Spanu da Brzić, Amuda, Brzić, palleggio di Brzić che va a pizzicare l'angolino basso alla destra di Pasqualino di Giandomenico. Primo gol della ripresa per la Raimond. Frobel ha buttato via il pallone, Brzić l'ha punito immediatamente. Nelson, Frobel, Marrocchi, sale su Id, Nelson, Marrocchi,
Nelson si alza ai 9 metri, la lascia lì per Marrocchi, cercato Sweed, sta bene con lui a Lilkovic, allora Nelson, la deviazione di Kerin, beffa Spanu, secondo gol di giornata per Nelson, nuovo più 3 per Conversano, a Muda da Burzic per Kerin, c'è spazio tra le maglie difensive di Conversano, ne approfitta Leo Kerin che gonfia la rete. Tre gol per lui, tre di bronzo e altrettanti per Amudà e Burzic in casa Raimond. Il mancante gol è stato realizzato da Lilkovic per Conversano, 4 di Jakamet, 3 di Marrocchi, 2 di Nelson e Arakaki, 1 per Paoloni, De Giorgio, Suid e Lupo. Nelson, Marrocchi, Nelson ai 10 metri, mette palla per terra, sceglie Fröbel, si alza Fröbel, non c'è deviazione del muro, ancora a secco Fröbel che all'andata ne segnò 11. Burzic pesca con una bella palla a Lilkovic e si gira in un fazzoletto, meno 1. Marrocchi, Fröbel, Nelson, Marrocchi, avvicina i 9 metri, Fröbel, Nelson, Marrocchi, sfida bronzo, lo batte e segna. Palleggio di Kerin, Burzic, Amudà, Burzic, esce Kerin, entra Rodolfo De Oliveira, giocatore già visto in Italia con la maglia di Fondi, è arrivato da Langers, formazione che milita nella Pro League francese. Burzic, intervento arbitrale che punisce la difesa, De Oliveira per Amudà che si fa beffa delle mani addosso che gli aveva messo Suid. Tanto di Gian Domenico a muso duro con Fröbel, se la prospettiva non ci inganna, partita fin qui complicata per il 29 di Conversano. Di Gian Domenico che continua a guardare nella sua direzione, Nelson, Suid, Marrocchi, De Giorgio, prova a disorientare a Lilkovic, poi Marrocchi da Nelson, ancora Marrocchi, ribaltamento in ala per il gol di un fin qui impeccabile Jakemet, di cui non ricordiamo un errore al tiro in questo pomeriggio. Kerin buca l'anticipo, la difesa di Conversano, Kerin è lì per approfittarne. ...17-16 Conversano, Marrocchi, De Giorgio, Nelson, De Giorgio, Marrocchi. E dopo un inizio che prometteva tutt'altro, abbiamo una partita. Marrocchi, Nelson, esce forte Aldini, pallone che arriva dalle parti di De Giorgio, poi Marrocchi, lavora per lui Suido, tira Marrocchi, palla che si stampa sulla traversa, rimbalza lunga, raccoglie Nelson, De Giorgio dopo aver scambiato con Marrocchi torna da Jacob Nelson, taglio sui 6 metri in posizione di doppio pivot di Jakemet, De Giorgio prova a liberarsi di Kerin, scelto Marrocchi, la parata di Spanu che poi esulta, si attarda nel ritardo nel rientro difensivo Conversano, Kerin da bronzo per il pari e diventa cosa concreta e reale.
prima parità dopo lo 0-0 iniziale qui a Lilković e Kerin in accoppiata a fermare De Giorgio. Poi si addormenta sul 9 metri Sassari. E allora Suid a punire la distrazione sassarese e a restituire un gol di vantaggio a sé e ai suoi compagni. Amuda, De Oliveira, Brzić, Alilković, De Oliveira, Amuda lavora per lui e Alilković che poi si rituffa sui 6 metri. De Oliveira per Amuda, si gira molto bene Alilković, 7 metri Raimond, 2 minuti Suid. A memoria il secondo per il pivot di Conversano che poi si spiega con Alilković, molto bravo qui a girarsi in un fazzoletto, disorientare la difesa del 18 di Conversano e di fatto a prendere il fallo che porta Amuda sui 7 metri. È tornato Di Caro tra i pali. Amuda per impattare a quota 18, 7-10 giocati nella ripresa. Si aspetta il fischio arbitrale che arriva, la finta di Amuda che si conferma impeccabile dai 7 metri, 5 per lui, pari 18. Marrocchi, Yakemet, De Giorgio, è tornato Lupo, un gol per lui nel primo tempo. Nelson, De Giorgio, palla che circola ancora distante dai 9 metri, Lupo, sale Yakemet, Marrocchi, De Giorgio, Nelson, nuovamente dal 10, ricezione di Marrocchi, poi Nelson servito da Paoloni, Nelson cerca il secondo palo, Spanu è lì che lo aspetta, risale il campo Sassari con la possibilità di mettere la testa avanti per la prima volta in questo pomeriggio. Kerin butta via il pallone e poi Bronzo a terra, difficile dal nostro punto di osservazione capire cosa sia accaduto all'ala destra della Raimond. Kerin aveva chiesto un fallo che avrebbe a suo avviso danneggiato il tentativo di assist per Bronzo. Raimond che dunque non sfrutta la prima occasione per mettere la testa avanti, cosa che non è mai accaduta in questi 38 minuti e 10 secondi fin qui giocati al Pala Santoro. Conversano che aveva avuto anche 6 reti di vantaggio dopo un avvio sprint tanto eccellente per i pugliesi quanto al limite del pessimo per i sardi. Nelson, De Giorgio, fuori di Gian Domenico, torna Paoloni, extra player per Conversano che ha ancora Suid fuori. Lupo lavora per Marrocchi, De Giorgio prova a disorientare Kerin, taglio di Marrocchi, palla imprecisa quella di De Giorgio, poi la spinta di Marrocchi, palla recuperata da Bronzo che ha fatto ripartire l'azione della squadra rosso-blu. I palleggi di Brzić, Amuda tira alto, forza Tema Amuda, si infuria Kisuain in panchina. Brutto attacco questo in superiorità numerica per Sassari. Ora è tornato Paoloni, è tornata la parità numerica. Nelson, De Giorgio, Yakemet, Nelson, Marrocchi, palla un po' bassa per De Giorgio che riesce comunque
ad accomodarla, si alza il braccio degli arbitri, deve tirare con Versano. De Giorgio si beve Aldini, cerca Lupo, altra persa per la squadra di Tarafino, grande palla di Spalu Bernardin che conta i passi di Gian Domenico a ipnotizzarlo e poi Nelson non fa in tempo a tenere il pallone in gioco, ma grande intervento di Pasqualino di Gian Domenico, anche se come spesso accade in questi casi nel tiro in solitaria dai 6 metri tante responsabilità per l'attacco. Amuda, Brzic, De Oliveira, Brzic per Alilković, De Oliveira, Brzic, De Oliveira dai 9, Amuda, scelto Brzic che dà un'occhiata a Bronzo, non lo può servire, allora prova a mettersi in proprio, fallo Swede, 9 metri Raimond, Alilković dai 9, Brzic, si muove Nardin, grande palla di Brzic, altra grande parata di Gian Domenico che vince il secondo duello in pochi secondi con Nardin, prova a punire con Versano ma Rocchi male da Jakemet, due errori nella stessa azione per Marrocchi che aveva tanto spazio per tirare dai 6 metri, ha scelto di allargare per Jakemet, l'ha fatto decisamente male. Amuda, Alilković, De Oliveira, passeggia Tarafino davanti alla sua panchina. De Oliveira, Brzic, 18 pari, parziale di 7-4 per la Raimond in questo avvio di ripresa. Lo sfondo di De Oliveira. A Sassari manca fin qui il centesimo per fare l'euro. Lo sforzo supplementare per portarsi in vantaggio per la prima volta, il che in termini numerici non vorrebbe dire tanto visto che mancano ancora 18 minuti al termine, ma dal punto di vista psicologico potrebbe significare ben di più. Paoloni, Frobel, Nelson, De Giorgio, paio di cambi di direzione, poi De Giorgio va a scontrarsi con un compagno di squadra, rimangono a terra in due. Conversano continua a perdere una quantità di palloni eccessiva in questa ripresa. Tanto sono ancora a terra con Bronzo che chiama a gran voce il personale del 118 presente a bordo campo. De Giorgio è quello che sta meno peggio. L'altro giocatore a terra che al momento fatichiamo a riconoscere. Sembra anche non essere particolarmente lucido. Non vogliamo allarmare eccessivamente chi ci guarda. Si tratta di Paoloni. Per ora sono in piedi tutti e due. Paoloni sembra ora essersi ripreso, esce tra gli applausi del Palasanturo e va dritto negli spogliatoi. Brutta botta, l'auspicio è chiaramente che non si tratti di nulla di più. Gara che riprenderà con il pallone tra le mani della Raimond. Sembra essere stato solo un grande spavento sia per Paoloni che per De Giorgio. Se Sassari aveva faticato a segnare tanto in avvio di gara, altrettanto sta facendo Conversano che ha segnato solo 4 reti in 12 minuti nel secondo tempo.
fischia Pellegrino, si torna a giocare. De Oliveira, Brzic, Amuda, De Oliveira, scambiano 33-9, si accentra Amuda, libera il lato Nardin, palleggio di Amuda, De Oliveira, Amuda, finta al tiro, se lo prende in un secondo momento di Gian Domenico con l'aiuto della traversa. Punteggio fermo da un bel po', scusate, sul 18 pari. De Giorgio, Froebel, si scalda e verosimilmente è pronto a rientrare Josip Gurbavac. De Giorgio, Froebel, si allarga Jakemet, Froebel da De Giorgio, prova a infilarsi tra Kerin e Bronzo. L'intervento arbitrale gli sorride, Swid torna alla sua centrale, Froebel, palleggio di De Giorgio, Spanu a incastrare il pallone per terra e a salvare la difesa della Raimond. Amuda, fortissimo Nelson, fuori Kerin, torna De Oliveira, Nardin, aggressivo Arakaki su di lui, Brzic con un piede nel cerchio del centrocampo, De Oliveira, Brzic, Amuda, si muove a Lilkovic, spazio per De Oliveira, la girella di De Oliveira che trova il modo più elegante e raffinato di iscriversi a referto. De Giorgio contro Bronzo, passi, Raimond che è passata in vantaggio, Brzic, Kerin, Brzic, De Oliveira, Brzic. Ora è una bolgia il Palasantoru. Amuda, Brzic, Amuda, prova a battere Nelson, tiro che sbatte sulla traversa, poi Brzic a terra, la palla sarà per la Raimond. Brzic si tocca la caviglia, la sinistra nella fattispecie. Gioco nuovamente fermo quando siamo a 19 secondi dal giro di boa di questo secondo tempo. La Raimond ha trovato con De Oliveira il primo vantaggio della gara. Brzic sbatte il pugno per terra, diciottesima giornata che, così come vi abbiamo ricordato nel primo tempo, si è aperta con la vittoria di Cassano Magnago che si è imposta per 27-21 contro Siracusa. Altre gare di giornata: Bolzano Carpi, Fondi Rubiera, Fasano Pressano, Brixen Campus Italia e Merano Romagna. Nel prossimo turno Sassari che sarà impegnata sul campo del Campus Italia, mentre Conversano ospiterà in uno scontro ad altissima quota Merano. Due squadre a oggi separate da un punto, 26 per Merano, 25 per Conversano. Conversano che però dovrà recuperare la gara di Bolzano e lo farà l'8 di febbraio, prossimo turno di campionato che chiaramente arriverà dopo la Final 8 di Coppa Italia, con Sassari e Conversano che incroceranno nuovamente le armi nei quarti di finale. Brzic è al momento in panchina, da capire se riuscirà a rientrare sul terreno di gioco, cosa che non ha fatto Valerio San Paolo che gli siede a fianco. Altri minuti per Spanu. Mentre noi parlavamo di ciò che succedeva fuori dal terreno di gioco, Amuda ha segnato il sesto gol della sua partita, primo doppio vantaggio per Sassari. Nelson, Aldini ad accompagnarlo per le terre,
time out per Alessandro Tarafino. 20 Sassari, 18 Conversano, 15 minuti, 18 secondi giocati nella ripresa, time out in campo, piccola pausa anche per noi. Sei gol di Amudà da una parte, 5 di Yakemet dall'altra, questi i migliori realizzatori di Sassari Conversano, con la gara che è entrata nell'ultimo quarto da 18 secondi, due gol di vantaggio per la Raimond che cavalca un parziale di 9-4 in questo secondo tempo e che con i gol di Oliveira e Amudà ha messo la testa avanti per la prima volta in questo pomeriggio, dopo essere stata anche sotto di 6. Pessima uscita dal timeout di Conversano. Suide e Frobel non si capiscono, c'è spazio per Umberto Bronzo che non capitalizza l'errore conversanese. Frobel lo spinge Kerin, 7 metri Conversano, procacciato da Frobel. Dai 7 metri arriva Marrocchi. Marrocchi tornato a Conversano dopo averci giocato tra il 2007 e il 2013. Segna il quinto gol della sua partita. Conversano a meno 1. De Oliveira. Gurbavaz. Amudà. Nardin. Gurbavaz, Alilkovic, De Oliveira, Amudà, mette palla per terra, sfida Suid, vada De Oliveira che gli rende la sfera, poi Gurbavaz, lavora per lui Alilkovic, Amudà centralmente, un'occhiata al lupo, sotto passivo l'attacco della Raimond che deve tirare, prova a pensarci Amudà, da De Oliveira, si addormenta la difesa di Conversano. E Sassari, dopo aver sfiorato la palla persa, ritrova due gol di vantaggio con il gol numero 2 della partita di Rodolfo De Oliveira. Tanto torna Paoloni e questa è decisamente una buona notizia dopo lo scontro che lo aveva visto protagonista. Paoloni che si era scontrato con De Giorgio. Stanno tutti bene. Frobel blocca Suid, sale Frobel, De Giorgio, poi Bronzo, intervento arbitrale. Intanto torna Aldini per De Oliveira, 9 metri Conversano, poco più di 12 al termine. Suid, De Giorgio, Frobel. Prova a sfidare Bronzo. Ennesima persa di Conversano. Amudà. Gurbavaz. Burzic. Gurbavaz. Amudà. Alilkovic. De Oliveira. Amudà. Gurbavaz, Bronzo, Amudà, De Oliveira, si alza il braccio degli arbitri, il palleggio di Amudà, Gurbavaz prova a sfruttare la maggiore rapidità nel duello con Frobel, maglia le incoglie, poi Bronzo,
tira fuori, ma dopo essere stato spinto. Dai 9 a Lilković. Amuda salta a due piedi senza trovare la porta. Fröbel, Nelson, De Giorgio, Fröbel, De Giorgio, si muove su Id, Nelson da De Giorgio, poi su Id, fermato da Lilković, 9 metri con Versano, è rimasto a terra Riyad Suid, due gol per lui, due gol per il pivot classe 1987. Conversano che in questa ripresa non sta riuscendo probabilmente quanto vorrebbe a coinvolgere Yakemet, del quale non ricordiamo un errore al tiro. 6 reti per l'ala sinistra classe 2002, arrivato da Pressano e con un passato nel settore giovanile dell'Erlangen, squadra della Bundesliga tedesca, già visto in Italia anche con la maglia di Merano. Fröbel offre una linea di passaggio su Id, Fröbel non la esplora, si va da Marrocchi, Aldini sfiora il recupero, poi Nelson da Marrocchi, si può giocare, Fröbel si alza dai 9, va da su Id, Bronzo non trova lo sfondamento, su Id segna, invita il suo avversario a rialzarsi. 21-20. Amuda, De Oliveira, Gürbavas, Amuda prova a liberarsi di Fröbel senza riuscirci, poi De Oliveira, Bronzo dall'ala, la girella vincente di Bronzo, 5 quest'oggi, 96 in campionato, 22-20 per la Raimond. Nelson per Marrocchi, Sweden riesce a girarsi. 2 minuti per il pivot ex Zeliesnikar, Sloboda Tuzla. 120 secondi di superiorità numerica per la squadra di Tarafino. Momento importante della partita, Conversano deve recuperare due gol e ha altrettanti minuti con l'uomo in più per provare quantomeno a impattare. Marrocchi, Fröbel, Nelson, Fröbel, Marrocchi, Nelson, ha parato Spanu, 7 metri con Versano, cronometro che corre, arbitri che non fermano la partita, e questa è sicuramente una buona notizia per Sassari, non tanto per il vantaggio quanto per l'inferiorità numerica. Fröbel contro Spanu, va al 29, un paio di finte, tiro alto, continua la partitaccia di Fröbel.
Tarafino non sa più da che parte voltarsi. Gurbavaz, De Oliveira, Gurbavaz, Amuda, Nardin, Gurbavaz, De Oliveira, Bronzo, Gurbavaz, Aldini, Amuda ai 10. Gurbavaz, serie di incroci che premiano la ricezione di De Oliveira. Tira Amuda, tutta la potenza di Atem Amuda. Sassari che aggiorna al massimo vantaggio. Ora nell'ordine delle tre lunghezze. Nelson, Fröbel, Marrocchi. Sassari ha trovato un gol pesantissimo in inferiorità numerica. Marrocchi ribalta in ala per Jakemet, che torna a tirare, torna a far gol. 2 minuti per Gurbavaz. ...23-21... proviamo a rimettere un po' d'ordine. È arrivato il sesto gol di Jakemet. ...7-39... alla sirena finale. Sassari con 2 uomini in meno. Tarafino nel frattempo catechizza Fröbel in panchina. De Oliveira. Con pazienza Sassari a giocare col cronometro. Nardin, Amuda, De Oliveira, Bronzo, Mura, campo per il giovane centrale di Kiswahin. De Oliveira, ecco Mura. De Oliveira prova a liberarsi di Suid. Aldini chiede distanza con un po' di mestiere. Amuda, fortissimo Suid. Duello ad altissimo tonnellaggio quello tra Amuda e Suid. 2 minuti per Suid, a memoria il terzo. Dovrebbe essere finita la partita di Riyad Suid. Si lamenta Tarafino. Eccolo qua il rosso che conferma quanto detto poc'anzi. Terzo, 2 minuti per Suid. Infuriato Tarafino in panchina. Va fuori con 6 minuti e 54 d'anticipo Riyad Suid, che l'ha presa tutt'altro che bene. Con Versano che è stata con 2 uomini in più. Sassari ha stretto i denti, ha tenuto il vantaggio. Poi la decisione arbitrale che ha fatto infuriare Tarafino. 2 minuti per Suid. Terza infrazione, cartellino rosso per il pivot franco-tunisino. E ora è Conversano ad essere in 5. Momento topico della gara, quasi superfluo dirlo. Dai 9 andrà Aldini.
Mura, Amuda, De Oliveira. Tremenda palla persa da Sassari. Yakimet a porta vuota per il 23-22. Adesso sembra una gara a chi la vuole vincere meno. Tremendo errore di Sassari, che regala un gol a Conversano, che ne aveva 5 in campo. Amuda prova a farsi perdonare in qualche maniera dal suo pubblico, la Raimond. Iniziativa personale di Atello Amuda, che trafigge di Gian Domenico. Nuovo più 2, ultimi 6 minuti di partita alle porte. De Giorgio, Marrocchi prova a sfidare Aldini. 9 metri Conversano, battuto da De Giorgio. Marrocchi, time out Tarafino, 24 minuti, 13 secondi nella ripresa. Sassari 24, Conversano 22, time out in campo, piccola pausa anche per noi. Ultimi 5 minuti e 47 secondi al Pala Santoro. Sassari deve difendere 2 gol di vantaggio. Si riparte dalle mani di Pablo Marrocchi. De Giorgio, Nelson, Marrocchi. De Giorgio per Nelson, sfidato a Lilkovic, battuto a Lilkovic, trafitto Spanu, 24-23, a terra Kerin. Gara che si ferma nuovamente. Conversano rientra fino al meno uno. Esce Kerin, forse ginocchio ginocchio. In questi casi si tratterebbe chiaramente di qualcosa di molto doloroso, ma anche di estremamente facile risoluzione. Gurbavac, Amuda, Nardin, Amuda per Gurbavac. De Oliveira ha capito tutto. Yakimet si può involare, possa mai, per il pari. 24-24, primo gol della partita per Massimiliano Possamai. Era un mini supplementare da 5 minuti, anche se chiaramente il pareggio è decisamente contemplato. Amuda allarga per Nardin, para di Gian Domenico. Inerzia della partita che rischia di cambiare per l'ennesima volta. Nelson, Arakaki, Nelson, De Giorgio, Conversano con la palla in mano per rimettere la testa avanti. Campo per Lupo, Marrocchi da De Giorgio, che va a pilotare il suo numero 33, che abbandona i 6 metri, riceve, scarica per Nelson, Marrocchi, Nelson, De Giorgio. Si apre spazio, il gol di De Giorgio probabilmente non vale, anzi sicuramente non vale, per decimi di secondo.
due minuti per Kerin, che era decisamente zoppo, è rimasto sul terreno di gioco. De Giorgio bravo ad approfittare, e Marrocchi per il potenziale al momento 25-24. Torna Valerio Sampaolo, e 12 la sirena. Marrocchi per riportare avanti i suoi. Le finte di Marrocchi, vantaggio con Versano, sesto di Marrocchi, 68esimo in campionato. Sassari deve rifare tutto. Bronzo, Gerbavaz, Amuda, Gerbavaz, 3.45 alla sirena, Alilković, De Oliveira per Amuda, Gerbavaz la lascia lì per il suo numero 9, Amuda, Gerbavaz, lo aspetta lì Marrocchi, Amuda da Gerbavaz ancora, spazi che si chiudono, difesa di Conversano che collassa bene verso il centro, cronometro che non si ferma. Gerbavaz, De Oliveira, parata importantissima di Gian Domenico. Ora ogni attacco, ogni possesso, ogni pallone, ogni passaggio può recitare un ruolo fondamentale nella scrittura del copione di questo finale di partita. 2.50, 25-24 con Versano, De Giorgio, Yakemet, Marrocchi, Nelson dai 9, De Giorgio, il ribaltamento in ala per Arakaki, Spanu a tenere Sassari in partita e a battersi il pugno sul petto. Raimond ancora viva, De Oliveira, Gerbavaz, Amuda, Nardin, Gerbavaz, De Oliveira, Gerbavaz, sale a Lilković, partecipa alla circolazione e Chisuain è consapevole dell'importanza di questo attacco, ferma la partita lasciando anche a noi l'opportunità di rifiatare un attimo. Minuti e 18 alla sirena, un gol di vantaggio con Versano, ma la palla ce l'ha Sassari dopo il time out chiamato da Echisoin, tutto pronto per riprendere la partita. Alilković da Gerbavaz, Amuda torna dal 23, De Oliveira, Alilković temporaneamente tra primo e secondo, tra Yakemet e Marrocchi, Bronzo, De Oliveira, Gerbavaz, spazio per il tiro del 23, difesa illegale di Marrocchi. Si rialza Gerbavaz, e l'impressione è che le emozioni non siano ancora finite. 120 secondi al termine, 7 metri di importanza capitale per la partita e forse anche per la stagione di Sassari, tra le mani di Atem Amuda che cerca la concentrazione per il tentativo di trasformazione. Amuda glaciale, si avvicina alla doppia cifra, ma soprattutto
quel che più importa al pubblico del Pala Santoro, impatta a quota 25. De Giorgio, Marrocchi, Nelson, De Giorgio, Lupo, Nelson, De Giorgio, Marrocchi, De Giorgio, Nelson, lo ferma Aldini in maniera non lecita. 1:15, Nelson, De Giorgio, Arakaki, Nelson, Marrocchi prova a liberarsi di Kerin, il tiro è largo, ma arriva al 7 metri stavolta per Conversano. 1:01, 7 metri per i campioni d'Italia. Chiama palla Marrocchi, gliela consegna Spanu. Piccola polemica un po' sterile tra Marrocchi e Spanu, che ora si spiegano. Marrocchi voleva palla fra le mani, Spanu l'ha messa un po' più in basso. Ora il duello individuale, va Marrocchi, 26-25 con Versano, settimo di Pablo Marrocchi. E ora 50 secondi per la Raimond per quantomeno evitare la sconfitta. De Oliveira, Gurbavaz, Amuda, Gurbavaz, De Oliveira, Amuda, mette palla per terra, De Oliveira non trova l'abbrivio per il tiro, poi Amuda per Gurbavaz, lo accompagna all'uscita Possamai, corre il cronometro, 22 secondi, sale Gurbavaz, para di Gian Domenico, rimessa con Versano, parata di Gian Domenico che mette in ghiaccio la partita. Arakaki ha ricevuto da Di Gian Domenico, è scappato De Giorgio. 7 metri per Conversano, che servirà solo a stabilire il punteggio finale. Tutti ad abbracciare Di Gian Domenico. La gara è di fatto finita. Conversano ha espugnato il Pala Santoro. C'è da stabilire solo il punteggio finale. Sconfitta per Sassari, decisamente sanguinosa, che rischia di compromettere il cammino di Sassari quando mancano ancora 8 giornate al termine del campionato. Ma Sassari che vede scappare a più 6 con Versano, che deve ancora giocare a Bolzano. Marrocchi per diventare il miglior realizzatore dei suoi a quota 8. Segna Pablo Marrocchi ed è la sentenza sulla partita. Conversano vince al Pala Santoro, lo fa con il punteggio di 27-25. Si complica il cammino della Raimond, continua la cavalcata di Conversano che sale a quota 27 punti con la vittoria di quest'oggi. Rimane a 21 la Raimond di Zupo e Kisuain. Io ringrazio Cesare Donati per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa gara dal Pala Santoro di Sassari. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Conversano passa al Pala Santoro, 27-25 il risultato finale. Ancora grazie a Cesare Donati, un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.